Il cane è il fedele amico dell'uomo da ormai più di 30.000 anni. Col tempo ne sono state selezionate diverse razze. Alcune di queste razze sono considerate pericolose per l'uomo. Vediamo quindi le 10 più pericolose razze di cane per l'uomo. Il Boxer è una razza canina appartenente alla famiglia dei Molossoidi. Giocherelloni tranquilli possono rappresentare un pericolo per la loro testardaggine. Se si mettono in testa qualcosa, la fanno. Il lupo ibrido è un cane ibrido risultato dall'incrocio tra un cane comune e una sottospecie di lupo. Per via del suo incrocio può essere a volte un cane imprevedibile. Il Chow Chow è una delle razze più antiche, ha origine dalla Cina, apprezzato per le sue doti di fiuto e la forza. Sono cani molto premurosi e sviluppano un forte attaccamento al padrone, arrivando a mordere chi ci si avvicina distrattamente. Il Doberman è un cane di origine tedesca, selezionato per essere veloce, per cacciare e per fare la guardia. Generalmente non aggressivi, sono cani molto grossi e forti, se mordono sono pericolosi. Il Siberian Husky è stato selezionato a partire da cani originari della Siberia, dove veniva allevato per il traino delle slitte. È un cane abituato a vivere in lande deserte. Questo lo rende un predatore importante, quindi facilmente attaccherà i cani più piccoli per istinto predatorio. L'Alaskan Malamute è un cane di grossa taglia, tipo Spitz, molto robusto e viene usato per trainare le slitte. È un cane molto leale al padrone, ma anche molto aggressivo nei confronti degli altri cani. Il Rottweiler è un cane di razza molossoide di origine tedesca. È molto protettivo, equilibrato e determinato. L'istinto alla difesa del territorio di questo cane è molto elevato, diventando una minaccia fatale per eventuali intrusi. Il pastore tedesco è un cane appartenente al gruppo di razze di cane pastore per pecore e mucche. Se non addestrato correttamente, può essere molto pericoloso. È molto protettivo con la famiglia con cui vive. L'American Pit Bull Terrier è una razza canina risultante dall'incrocio di due razze inglesi, l'Old English Terrier e l'Old Bulldog. Per anni utilizzati per i combattimenti, hanno maturato un istinto molto aggressivo, sebbene generalmente molto docili. Il pastore del Caucaso è una razza di cane di origine caucasica, di taglia molto grossa, spesso adibiti alla custodia di greggi e alla difesa da ladri e predoni. Molto forte e coraggioso, si mostra leale con la sua famiglia, ma aggressivo nei confronti di chi non conosce. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e iscriviti al canale.